Ciao fans della WWE, io sono Max Is Awesome 92 e oggi recensirò per voi questo pay-per-view. Money in the Bank. WWE Money in the Bank 2022, svolto il 2 luglio del 2022 all'MGM Grand Arena di Las Vegas in Nevada. Un evento nato sotto una cattiva stella, inizialmente pubblicizzato per la Allegiant Stadium, ma il flop della vendita dei biglietti li ha costretti a spostarsi dal mega stadio ad un semplicissimo palazzetto. Doveva finalmente apparire Roman Reigns, ma la difesa del titolo indiscusso è stata anticipata a SmackDown. Cody Rhodes sarebbe dovuto essere il nome principale con cui vendere il ladder match, tanto che spettò a lui l'onore di comparire come protagonista nelle pubblicità dello show, tra l'altro dicendo chiaramente che i vincitori delle valigette andranno diretti nel main event di WrestleMania. Non so quanta intenzione ci fosse nel cambiare il format dell'incasso, fatto sta quel promo è diventato introvabile, uno di quei video che la federazione non vuole farvi vedere, e così lo hanno messo privato nel loro canale YouTube. Questo è WWE Money in the Bank 2022. L'opener della serata è il ladder match per la valigetta femminile, contesa tra Lacey Evans, Raquel Rodriguez, Alexa Bliss, Liv Morgan, Asuka, Becky Lynch e Shotzi. Avevo una gran voglia di vederle all'opera perché la line-up delle partecipanti mi dava una buona impressione, ma questo sulla carta, perché nella realizzazione è doveroso dire come non abbia funzionato quasi niente. Vengono proposti un sacco di spot che in teoria sembravano interessanti, ma nella pratica errori su errori. Uno che mi viene in mente è il leg drop di Big Time Bags, atterrando malamente e senza spezzare la scala. Poi ero molto curioso per le performance di Raquel e di Shotzi, sperando che potessero farsi notare. Beh, la prima non è riuscita a far valere la sua forza, e la seconda ha sbagliato ogni suo spot. Dopo una goffa scivolata si prese una bella botta alla testa con la Senton, perdendo anche del sangue, e altrettanto pericolosa l'electric chair fatta ai danni della piccola Miss Bliss con una brutta caduta. Ovviamente non ho alcuna intenzione di scagliarmi contro la lottatrice, perché una brutta serata può capitare a chiunque, ma il web l'ha criticata aspramente, tanto che si è sentita costretta a disabilitare il suo account Twitter dopo un comunicato. È un Money in the Bank da buttare? No, non siamo ai livelli di sciatteria e pessimo booking del 2017. Si percepisce un grande impegno e forse è per questo che il pubblico ha fatto di tutto per sostenerle. Il coro This is Awesome è stato sicuramente forzato vedendo l'effettivo livello della qualità proposta, ma forse anche io, se mi fossi trovato lì all'arena, avrei cercato di spronarle dopo tutti quegli intoppi. Almeno il finale è venuto bene, con Liv che si dà la spinta col piede alla corda per raddrizzare la scala. È lei a prendersi la valigetta bianca, accentuando ancora di più il delirio di Becky Lynch. Infatti la si vede fuori dal ring urlare come un'ossessa per l'ennesima sconfitta. Una sufficienza risicata per la grande prova di volontà di tutte le coinvolte. Per il futuro però cerchiamo di fare più attenzione, perché ok la voglia di fare, ma questa stipulazione è pericolosa, è incasinata, e le ragazze, a differenza degli uomini, sono costrette a combattere anche contro una maggiore inesperienza. Per quanto riguarda la vincitrice, dal punto di vista puramente umano sono molto felice per Liv Morgan. Penso che avrebbe dovuto vincere il Money in the Bank già l'anno scorso, vedendo quanto fosse over. È migliorata a vista d'occhio ed è giusto premiarla. Attenzione solo a non bruciare tutto il lavoro fatto. Ma sono sicuro che incasserà con i giusti tempi, non faranno tutto di corsa. Vero? Il secondo match della serata vede in palio il titolo degli Stati Uniti tra il campione Theory e lo sfidante Bobby Lashley. Non pensavo per nulla che l'Onnipotente uscisse vincitore dalla rivalità con Omos. Infatti ero convinto che la separazione da MVP servisse proprio per mandare over il gigante nigeriano. Ecco perché mi sono trovato in difficoltà nel pronosticare questo incontro, facevo fatica ad inquadrarlo. Da un lato lo percepivo come un ripiego per Lashley, che ancora non si ricorda di essere stato campione WWE. Dall'altra, pur pensando che non potesse perdere, non gli avrei mai fatto battere uno così in rampa di lancio. I'm gonna prove to the Almighty that he's not on my level. Theory non è solo il più giovane campione degli Stati Uniti della storia, è anche il cocco del signor McMahon. Rappresenta il futuro ed era da tempo che non si vedeva un push così evidente e mirato verso un giovane prospetto, addirittura andando a gettare le prime basi per un confronto generazionale con un altro ex campione US, John Cena. I mean, look at me. I'm 24, the youngest United States champion in WWE history. In molti, me compreso, lo davano già scritto per SummerSlam, ma vedendo quello che è successo al termine del pay-per-view, mi sa che dovremo aspettare ancora un po'. Chissà, magari WrestleMania.
Restando concentrati sul match di Money in the Bank, è stato accettabile da puntata settimanale. Non viene mai superato un certo limite, ma Theory dimostra una grande crescita come superstar a 360 gradi. Le sue espressioni ed il suo essere così codardo denotano una grande capacità narrativa. È come se, nonostante la sua giovanissima età, sappia già che tasti premere per far funzionare il suo personaggio. Qui contro l'Onnipotente le prova tutte per portarle al suo livello tra scorrettezze e impeti d'orgoglio. Addirittura prova ad eseguire lui stesso la spia, ormai costretta ad arrendersi alla letale Earthlock. Bobby Lashley torna ad essere campione degli Stati Uniti, nella sorpresa generale, aggiungo io. Perché, come vi ho detto poco fa, non mi aspettavo una vittoria così netta. Pensavo avremmo visto un finale per squalifica o count out, per non abbassare lo status di nessuno dei due. Incontro comunque sufficiente, un piccolo tassello all'interno di un ben più grande mosaico che avrebbe rivelato la sua forma intera al termine della serata. Adesso tocca al titolo femminile di Raw ad essere difeso tra la campionessa Bianca Belair e la sfidante Carmella. In origine la EST avrebbe dovuto affrontare Rhea Ripley, purtroppo rimossa per un infortunio, e voi non avete idea di quanto mi sia dispiaciuto, avrei tanto voluto vedere quel match. Perché quando non ci si mette il booking ad affossare il Judgment Day, ci si mette la sfiga. La sostituta è stata trovata in una puntata di Raw tramite un Fatal 5-Way vinto da Carmella. Certo che Bianca come campionessa è davvero sfortunata, successe la stessa identica cosa l'anno scorso. Sempre a Money in the Bank avrebbe dovuto affrontare Bayley in un I Quit Match. Anche questo annullato per infortunio. E chi è che sostituì la role model? Esatto, la principessa di Staten Island. Ed io, stronzo come sono, ho sperato fino all'ultimo che venisse oscurata da qualche ritorno come a SummerSlam. So if I'm not given the respect I deserve, I'm gonna take it. Carmella ha approfittato della situazione per cementificare il suo status tramite alcuni messaggi social. Si è definita la più sottovalutata del roster perché quando c'è bisogno è a lei che si rivolgono. Prima vincitrice della valigetta, ex campionessa femminile e di coppia, varietà nei ruoli interpretati. Insomma, si è definita efficace, funzionale e capace di rispettare ogni suo dovere. Si può essere d'accordo o meno sulle sue dichiarazioni, per lo più in gimmick, ma è più forte di me, non riesco a digerire l'assenza di Rhea Ripley. Lottano in maniera competente, forse un po' sempliciotta, ma d'altronde questa non doveva essere una battaglia spettacolare. Il problema sono io, che non sono riuscito a farmi coinvolgere, e chissà, forse volontariamente. Ancora scottato per l'assenza della sradicatrice, sono partito prevenuto, e loro non hanno fatto nulla per farmi ricredere. 7 minuti di compitino, dove alla fine la EST si prende la vittoria tramite la KOD, ma non finisce qui. Perché nel post-match la principessa di Staten Island si rifà con un attacco per portare avanti la faida. Mi sa che ci tocca aspettare ancora un po' per lo scontro con Rhea. Questo di Money in the Bank non aveva i mezzi per impressionare, troppo figlio della sfortuna. E se proprio volete sentirmi dire qualcosa di positivo, bella l'idea di far indossare ad entrambe le contendenti dei costumi a tema soldi. Intanto Alexa Bliss se ne torna nel suo camerino e nota che la bambola Lily ha fatto spese folli. Si è comprata un intero nuovo guardaroba grazie alla carta di credito della WWE. What did you get for me? Cerchiamo di non far vedere la marca, mi raccomando, sarebbe gravissimo. Battute facili a parte, è una pubblicità, è un product placement che, come se non bastasse, è stato fischiato all'inverosimile dai fan all'arena. Il quarto match della serata vede contrapposti gli Usos e i Street Profits con in palio i titoli indiscussi di coppia. Alla vigilia ero carichissima, era uno degli incontri che più volevo vedere dell'intero evento, ma i primi minuti non sono proprio riusciti a farmi riprendere dal torpore causato da Bianca contro Carmella. La prima metà è lenta, troppo lenta, una pesante preparazione a quello che sarà il finale, molto più concitato. È come se, resisi conto di aver superato il caricamento, abbiano cambiato marcia in tempo zero. In modo forse troppo drastico, una volta entrati nel clou, nel vivo della contesa, il clima viene stravolto. Ci sono un sacco di mosse combinate, falsi finali, tensione ed una bella dose di dramma ed incertezza. Dopo essersi limitati, fanno ciò che sanno fare meglio e si assiste ad una gran bella lotta titolata. Inoltre, se per Bianca e Carmella non sopporto l'idea che si vada avanti, qui non potrei essere più felice. Infatti lo schieramento dei gemelli samoani dopo la 1D non è regolare per via della spalla alzata di Ford. Non ci vuole certo un genio per capire che questo porterà ad una rivincita, magari a stipulazione speciale. Ci vuole un tipo di incontro dove per vincere non bisogna schienare l'avversario. Io continuo a fantasticare un ladder match per SummerSlam. Secondo me è un crimine che in tutti questi anni gli Usos non abbiano lottato in questa specifica tipologia. E poi vorrei tanto vedere la Frog Splash di Ford eseguita da una scala bella alta. Ho preferito il loro precedente di Extreme Rules perché è molto più organico, qui il ritmo si è alzato in maniera troppo brusca dopo una partenza lenta e per nulla esaltante, ma la seconda parte è veramente di gran livello.
Viene mandato in onda un filmato horror con un uomo che vaga tra chiese e cimiteri e i più ingenui hanno subito pensato al Fiend. Non fatevi troppe illusioni, ci sono chiari rimandi a Bubba Ray Dudley, Jeff Hardy, Kurt Angle ed Eddie Guerrero, tutti rivali storici di Edge. Il penultimo match della serata è quello per il titolo femminile di SmackDown, la campionessa Ronda Rousey contro la sfidante Natalia. Una storia che si scriveva potenzialmente da sola, dato che la canadese aiutò la fighter con i suoi primi allenamenti, e invece ci siamo sorbiti un segmento cringissimo con Natalia travestita da Ronda e passeggina al seguito. Ci fosse stato almeno Snitsky per prendere a calci il bambolotto al suo interno. So I'm gonna just do this right now. I'm just gonna get down and tap out right now. E a tutto questo aggiungiamoci il problema oggettivo che questa seconda run della Rousey sia decisamente più fredda e scarica rispetto alla prima del 2018. Purtroppo la canadese non è mai sembrata in grado di impensierire la fighter, il suo status è troppo basso. Non dimentichiamoci che ad inizio anno perse contro Aliyah con tanto di record mondiale di 3 secondi. Non riusciva a far cedere lei alla sharpshooter e adesso dobbiamo credere che possa addirittura infortunare Ronda? Il pubblico le ha accolte con estrema freddezza e indifferenza, lottano con un assordante silenzio. Le due prendono la strada più logica e congeniale, lotta serrata al tappeto con tante sottomissioni. Hanno le capacità per farlo, ma è mancato quel senso di epicità e blasone che c'era invece nei match con Charlotte. Sul lato tecnico fanno bene, ottimi ribaltamenti e pregevole la sharpshooter con tanto di posa alla Shawn Michaels, ma come detto, il passato da perdente di Natalia e la brutta costruzione hanno danneggiato il lato emotivo della contesa. Ronda conserva la cintura per sottomissione grazie alla armbar e soffocando l'avversaria con le gambe. È mancato qualcosa, non a livello tecnico, a livello di coinvolgimento, per i motivi già esposti, ma un'onesta sufficienza se la portano a casa. Attenzione perché si precipita Liv Morgan con l'intenzione di incassare la valigetta appena conquistata. Prova un calcio e viene subito imprigionata nell'ankle lock rischiando di fare la fine di Damian Sandow, ma furbescamente colpendo la gamba dolorante della fighter riesce ad imprigionarla in un roll up fino al conto di 3. Liv è la nuova campionessa femminile di SmackDown con Ronda che addirittura si congratula con lei. Ormai è chiaro che il Money in the Bank delle ragazze non valga quanto quello degli uomini, vale solo per 24 ore, ma non riesco a non essere felice per questa ragazza. I want to be the greatest women's champion that we've ever had. There's a lot of work to do. È un gran bel momento che corona il sogno di una grande fan che non si è mai data per vinta. E vedendo la reazione che ha generato, non si può più mettere in dubbio il suo incredibile legame con il pubblico. Un sacco di colleghe speravano in lei e sono state contente nel vederla vincere, persino Ronda Rousey. Pare infatti sia stata la fighter a pretendere l'incasso di Liv, a suo dire la più genuina e appassionata di tutto il roster. È tutt'oro quel che luccica? No, di certo, devono smetterla di far incassare le ragazze così presto, perché la fretta non è mai una buona consigliera. Avrei di gran lunga preferito un'attesa maggiore per farla crescere ancora di più dai fallimenti passati. La paura è che possa essere una Nikki A.S.H. 2.0, sacrificata per la creazione di un bel momento e nulla più. Per ora Ronda è stata sportiva, ma quanto tempo ci vorrà prima di cambiare atteggiamento in vista della rivincita? Siamo davvero sicuri che non si torni in tempo zero al punto di partenza bruciando questo entusiasmo? Siamo davvero sicuri che Liv Morgan, dopo questo incasso, si imporrà in pianta stabile al top della divisione? This championship, this is for all of us! Non sono Nostradamus, quindi non posso già darvi ora le risposte, ma se da una parte sono molto contento, dall'altra sono anche molto preoccupato. E siamo arrivati al main event della serata, il Money in the Bank maschile con Seth Rollins, Riddle, Omos, Sheamus, Drew McIntyre, Sami Zayn e Madcap Moss. Ma prima di iniziare, Adam Pearce si presenta sullo stage per annunciare un ultimo partecipante, Theory. Di lui parleremo tra non molto, per ora concentriamoci sull'analisi dell'incontro. Non lo inserirei mai tra i migliori Money in the Bank ladder match in assoluto, ma mi sono divertito. Spassosissimo Sami Zayn che si nascondeva da tutti e tentava la scalata solo quando era certo di non prenderle. Sheamus e McIntyre sempre ispirati all'idea di prendersi a cazzottoni l'un con l'altro. E Riddle e Rollins si sono messi in mostra con alcune manovre acrobatiche, come questa splendida RKO. C'era timore per la presenza di Omos, ma la sua è stata una partecipazione coerentissima per il suo fisico. Il gigante tenta di rado la scalata e subisce l'alleanza di tutti i suoi avversari per metterlo fuori gioco. A tal proposito, molto bella la super powerbomb per lanciarlo con veemenza sul tavolo di commento. Insomma, nessuno spot innovativo, Moss purtroppo un pesce fuor d'acqua, ma si è lasciato guardare.
E a questo punto parliamo del vincitore, il cocco del signor McMahon. E non so davvero perché ci siano state così tante reazioni negative per la sua vittoria da tifosi che si reputano smart. Si può dire che il suo inserimento abbia reso il tutto più scontato. Era chiaro anche ai sassi che avrebbe vinto lui. Un po' come quando Edge prese il posto di Kofi Kingston nella Chamber, ma quello vi andava bene, eh? Ho letto persino gente chiedersi: ma allora cosa li fanno a fare i match di qualificazione se tanto lo mettono dentro così? Beh, non vorrei sembrarvi troppo maleducato, ma magari vi è sfuggito un piccolissimo e microscopico dettaglio: il fatto che la sua intera gimmick, il suo intero personaggio, si basi sull'essere un raccomandato. Ma vi pare che debba faticare per qualificarsi? Il modo in cui è stato inserito, peraltro dopo aver perso il titolo degli Stati Uniti, è perfetto. Dopo essere stato battuto da un avversario molto più forte di lui, è andato a piangere da Vince, che gli ha dato il contentino. Fa sempre comodo lamentarsi dicendo che la WWE non costruisca nuove stelle, che non spinga i giovani. E ora che c'è qualcuno di davvero bravo e talentuoso, non va comunque bene perché non vi piace? Theory è perfetta in questo ruolo e il suo inserimento in linea con la storia e il personaggio del raccomandato. Spero vivamente che questa scommessa ripaghi in futuro. Era dai tempi di Randy Orton nel 2004 che non si vedeva un push così chiaro verso un giovane in rampa di lancio. Ricordate quando divenne campione intercontinentale, il più giovane campione mondiale, e batté una leggenda? Ecco, ripensate al percorso di Theory a Raw e ditemi che non vedete delle similitudini con lui. Funzionerà? Chi può dirlo? Incrociamo le dita e speriamo. Ovviamente non può di certo sognarsi di incassare adesso su Roman Reigns e diventare campione. Ma se c'è una cosa che lo differenzia dalla valigetta femminile è che questa non vale 24 ore. C'è tempo da qui ad un anno. Questo era WWE Money in the Bank 2022, un evento non memorabile ma con due risultati molto importanti. Sopporto sempre meno questa storia dei pay-per-view di serie A e pay-per-view di serie B. Pensate solo che al termine della serata Happy Corbin ha attaccato Pat McAfee al commento per vendere la loro sfida di SummerSlam. Poi, esattamente come i precedenti Elina Sel e Backlash, anche questo all'handicap dell'assenza del campione indiscusso. Ma gli azzardi fatti con le valigette date a Liv Morgan e Theory fanno discutere nel bene e nel male. E se per la ragazza ho delle riserve in attesa della rivincita con Ronda, per il cocco di Vince non sento ragioni. Già all'inizio anno l'avevo pronosticato come Mr. Money in the Bank ed è il nome giusto da costruire per il futuro. Voi invece cosa ne pensate di WWE Money in the Bank 2022? Vi è piaciuto oppure no? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.